Buongiorno, grazie a tutti e benvenuti ad Amsterdam alla Beacon 2022. Questa è la parte meeting della community italiana. Sono Alessandro Passarello e dal 2014 dirigo con vero piacere Blender Italia, questa community che ormai è più di 20 anni italiana. E dal 2016 siamo anche su Amsterdam per presentarci, parlare. Non perderò molto tempo perché poi lascio spazio a degli italiani che in questa community meeting parleranno di qualcosa, ci daranno tanta gioia. Bene, i traguardi raggiunti nel 2022 riguardante che cosa? Blender Italia, quindi la community di Blender Italia. Raggiungimento di più di 14.000 utenti sul sito, dopo un taglio di 10.000 utenti avvenuto qualche anno fa, quindi il sito Blender Italia, che è il sito ufficiale della community Blender Italia in Italia. Bene, raggiungimento di oltre 11.000 utenti sulla piattaforma Facebook, poi abbiamo aperto anche Discord, Instagram, siamo su tutte le piattaforme, cerchiamo di fare quanta più aggregazione possibile. Noi vi ricordo che non siamo un business, ma siamo nati a favore dei professionisti, degli artisti italiani che stanno in Italia, e quindi abbiamo fatto aggregazione perché sappiamo benissimo che aggregandoci cresciamo molto più velocemente in generale. Siamo l'unica realtà al mondo che ha fatto questo. Nel 2017 abbiamo fatto associazione, quindi si è staccato il video di altro. Abbiamo fatto associazione, quindi in Italia a livello normativo abbiamo creato un'associazione nel 2017. Con l'associazione facciamo i meeting in Italia, adesso siamo reduci da Bologna, a maggio siamo stati a maggio a Bologna, siamo stati a Roma, siamo stati a Foligno, insomma stiamo girando, siamo itineranti. Nel 2023 andremo a Napoli, ok? Vado molto veloce in maniera tale di non togliere spazio. Abbiamo raggiunto i 350 associati. Questo che cosa permette? Permette all'associazione di crescere e poter fare tanto. Fare tanto soprattutto in che termini? Sviluppiamo, diamo formazione, ci sono oltre 20, una ventina di corsi a disposizione delle persone, degli associati, gratuitamente, quindi chi si associa con una quota annuale ottiene tanta formazione, sono tutti contenti, i feedback sono tutti positivi, quindi questo mi fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Poi continuiamo a pubblicare il Blender Magazine, una rivista di eccellenza in Italia, una rarità, è l'unica che tra l'altro è rimasta nel panorama internazionale. Scusami, online. Abbiamo chiaramente i budget che abbiamo a disposizione sono molto bassi, però crescendo noi ci auguriamo di poter avere una redazione che possa sviluppare, stampare davvero un magazine a portata di tutti. Attualmente online esiste ormai da tanti anni, come associazione lo abbiamo ripreso perché era stato un pochettino insomma tralasciato per via di vari impegni, come associazione lo abbiamo ripreso perché ci è sembrato una cosa buona e giusta riprenderlo, e quindi grazie all'associazione stiamo continuando a pubblicare. Continuità quindi nei contest, intrattenimento in generale, ogni venerdì io e Francesca Andresciani, che molti conosceranno, facciamo proprio dei veri e propri intrattenimenti, no? Quindi con Blender Italia Live, dove presentiamo le persone delle community, ci presentiamo, siamo noi, e poi verso le 23.30 fino a mezzanotte con Francesco invece parliamo in generale del panorama Blender, va bene? Quindi il panorama community Blender in generale. Abbiamo anche quest'anno garantito come associazione il Dev Fund, quindi diamo come associazione, quindi ci aggreghiamo per dare un qualcosa anche al Dev Fund di Blender, va bene? Di anno in anno abbiamo dei veri e propri traguardi. Allora, iscrizione all'associazione, quindi farla diventare associazione riconosciuta. Chi conosce un po' la normativa italiana sa cosa vuol dire non riconosciuta e riconosciuta. Comunque, far diventare l'associazione Blender Italia un'associazione riconosciuta ci permetterà di iscriverci al MIUR, quindi il lato formazione di Blender Italia potrà acquisire una ulteriore autorevolezza. Non sto qui a spiegarmi come funziona la formazione di Blender Italia, ma è un cerchio che si chiude ed è racchiude in se stesso quel sistema adottato in
in sicurezza della qualità della formazione. Nuovo sistema attestati e certificati formativi. Noi come associazione Brand Italia, tramite i formatori accreditati, rilasciamo attestati e certificati. Poi nel 2023 si lavorerà tanto per velocizzare il sito, perché una lamentela continua è quella che il sito è un po' lento, tanto si è fatto ma tanto si deve fare ancora. E la nuova interfaccia, quindi un'interfaccia anche più accattivante, che sia più bella, che faccia ritornare, faccia tornare, faccia venire in community anche i professionisti e gli artisti che si vogliono giustamente trovarsi in un ambiente favorevole a loro, ok? Nuovi corsi formativi, questo ormai nuovi corsi formativi significa continuare in quello che stiamo già facendo. Nuovo sistema di accreditamento dei formatori e dei BACT. Allora, noi abbiamo i formatori accreditati, chi forma in Italia fa domanda all'associazione e viene accreditato tramite uno standard di controllo qualitativo del formatore, va bene? Anzitutto deve essere un formatore, perché purtroppo spesso noi bocciamo le richieste perché effettivamente non solo formatori si vogliono, vorrebbero prendere diciamo l'attestato di formatore accreditato per iniziare la formazione, ma noi questo non lo facciamo. Noi accreditiamo dei già formatori, va bene? E poi il sistema BACT, che è ereditato dal vecchio sistema BFCT che era presente nella fondazione, che è stato cassato, ma abbiamo avuto diciamo l'input di poter farlo a livello locale, quindi lo facciamo in Italia. Il BACT cambierà però, perché il BACT sarà una qualifica data al formatore accreditato tramite una commissione annuale, va bene? Questo metodo di preparare professionisti e aziende, questo lo dico sempre, noi cerchiamo di fare il massimo, non è facile perché non essendo un business, io non faccio business su questo, io non prendo uno stipendio, scusate, o un ricavo su quello che faccio, perché vi ricordo che la nostra è un'associazione non business, ma è un'associazione di volontariato, di volontari, va bene? Quindi non è a scopo di lucro, ma è tutto pro community. Poi, strumenti per professionisti e aziende, pubblicazione dello shop della sezione dedicata al BIM fatto con Blender, quindi noi proveremo a farlo. È chiaro, non vogliamo competere con nessuno, no? Il nostro shop non vuole competere con Blender e non ci pensiamo proprio, perché sappiamo bene che non lo possiamo fare, però vogliamo farlo, un piccolo shop con tanta roba gratuita che la gente può scaricare, magari le prime armi per fare quello che, insomma, per iniziare, va bene? Ma soprattutto il BIM, perché crediamo molto in questa tecnologia e cercheremo di fare tanto. Ho proprio finito. Ringraziamenti, non possono mancare, ringraziamenti a tutti coloro che fanno parte di questa bellissima community, che ha avuto alti e bassi, ma attualmente vi posso dire, come presidente dell'associazione, come amministratore del Blender Italia, è tutta in salita, ok? Perché è genuina, ok? Non è un business, ma è una community. A tutto lo staff di Blender Italia, alle persone che stanno con me, che ogni giorno discutono con me per cercare di fare sempre meglio, sono loro che hanno fatto raggiungere davvero un certo livello, direttivo chiaramente dell'associazione, la redazione Blender Magazine e i collaboratori, tutti coloro che scrivono per la magazine, eccetera, gli organizzatori del contest. E un ringraziamento particolare lo faccio a Francesca Andresciani, che con me ogni giorno cerchiamo di sviluppare il meglio per la formazione, va bene? Quindi tanti stanno facendo formazione per Blender con noi e questo ci fa davvero piacere. Per il resto io vi ringrazio, non levo altro tempo alle persone. Enrico, se vieni qua, iniziamo con la tua relazione.